attraversare Napoli, attraversare il centro storico che è una rete di luce e di palazzi, ma che è anche una rete di spazi, spiragli di luce che si intravedono nei cortili, nei chiostri e nei sagrati della città. E quindi è proprio lì che abbiamo voluto tracciare un percorso, attraversando gli spazi aperti di Napoli, facendo in modo che i cittadini possano viverli con performance, attività partecipate, modi di stare insieme, perché questo sia un'abitudine normale della città, che non appartenga soltanto al Maggio dei Monumenti, ma che sia un'abitudine vera per tutto l'anno. Torna il Maggio dei Monumenti ed attraversa Napoli ed i suoi chiostri, cortili e sagrati. È stato presentato oggi il programma che dal 4 maggio al 2 giugno fornirà la traccia per guidare cittadini e turisti negli spazi più suggestivi della città, invitandoli quest'anno a soffermarsi in particolare in questi spazi per visitarli, apprezzarne i particolari ed assistere alle manifestazioni. Oltre 200 siti censiti per individuare quelli in cui organizzare il maggio e 150 soggetti coinvolti fra istituzioni, associazioni, cittadini ed artisti, con un occhio alla sobrietà imposta dal momento attuale, che tuttavia non va a scapito di idee e partecipazione. Si rinnova anche la collaborazione con gli studenti dell'Accademia di Belle Arti che hanno immaginato la campagna visiva e si iscrivono numerose proposte specifiche legate a siti come il Teatro di San Carlo, il Conservatorio, il Convento e la Basilica di San Domenico Maggiore e la Casina Pompeiana. È stato presentato a partire dall'ottobre dell'anno scorso alla Fiera di Rimini, poi è stato presentato a Madrid, poi è stato presentato a Nostra Educational con gli stranieri qui a Napoli, quindi un contenitore, un'immagine collegata alla città che sta già viaggiando da mesi. Nel frattempo abbiamo avviato un bando pubblico con cui sono arrivate tutte le idee e le proposte, e queste proposte hanno riempito questo contenitore, quindi un maggio che appartiene non al comune di Napoli ma alla città, ai suoi cittadini, che appartiene ai tanti gruppi, associazioni, enti, soggetti, dalle grandi istituzioni del MIBAC ai musei principali della città, a numerosi soggetti che hanno aderito con le loro iniziative. Con piccoli budget siamo riusciti, credo, a realizzare un programma che è intenso, che è molto denso, e speriamo che i cittadini ne possano partecipare, così anche i turisti. Si contano centinaia di visite guidate, centinaia di performance, reading, eventi, un modo per vivere la città a partire da se stessa.